Tornati in studio e cambiamo completamente argomento. Dalla settimana scorsa vi avevamo promesso che ogni giovedì avremmo presentato uno di quelli che sono stati i primati del Mezzogiorno alla Vigilia dell'Unità d'Italia. Settimana scorsa abbiamo parlato della prima ferrovia, la Napoli-Portici, e oggi, giusto per continuare il discorso, vi parliamo di Pietrarsa, che era dove si costruivano le locomotive, e per questo abbiamo un video. Se dalla regia sono pronti, poi dopo lo commentiamo insieme. Sul museo domina la statua di Ferdinando II di Borbone, che è stato ritratto con lo scettro nell'atto di ordinare nel 1842 la costruzione del reale opificio meccanico borbonico di Pietrarsa. Una industria che per un certo periodo ha prodotto materiale siderurgico, anche materiale bellico, principalmente cannoni e fusti di cannone. Solo poi, dopo il 1860, è iniziata la riconversione in una grande fabbrica per la riparazione delle locomotive a vapore. Una storia non interrotta che si è conclusa nel 1975 con la chiusura dell'Officina delle Ferrovie dello Stato e da lì, dopo un decennio, la reinaugurazione come Museo Nazionale della Storia Ferroviaria Italiana. Del passato di Pietrarsa come impianto manutentivo rimangono presse, magli, calandre e tutta l'attrezzatura tipica industriale di una grande officina. Come possiamo vedere, le dimensioni erano proporzionali a quelle dei materiali da lavorare, e cioè grandi caldaie, grandi telai. Pensate che questa pressa del 1912 era alimentata dapprima da una grande turbina a vapore e poi da un compressore ad aria. Serviva ad appiattire, a fusolare, a ricavare pezzi metallici che i nostri artigiani, i nostri operai avrebbero poi reimpiantato sulle locomotive da revisionare. Un particolare strumento è la calandra, e cioè questa grande macchina per la piegatura delle lamiere circolari. Cosa accadeva? Il foglio metallico veniva introdotto in questa apertura e, attraverso una pressione comandata dai rulli, usciva dall'altra parte con una forma tondeggiante, circolare. È la forma che conosciamo, tipica delle nostre caldaie. Si piegavano quindi superfici molto ampie e la tecnica doveva essere esatta per poi sorreggere i grossi sforzi del vapore, tipici appunto di una caldaia per locomotive. Dal primo treno, all'interno del Museo di Pietrarsa, si può percorrere idealmente tutta l'evoluzione storico, tecnica e del design del treno in Italia. Dalle prime locomotive a vapore, a quelle importate dopo la Prima Guerra Mondiale, alle possenti e autoritarie locomotive elettriche trifasi, fino alle littorine e alle carrozze di prima e seconda classe. Pietrarsa, dunque, come opificio borbonico, poi come officina grande riparazione delle nostre ferrovie. Si chiude così l'epoca industriale di questo sito, con la revisione nel dicembre 1975 di questa locomotiva, la 640-088, che, ritornando a correre sui binari, chiude l'epoca della fabbricazione e della riparazione delle locomotive a Pietrarsa. Dare queste chicche storiche sia di fondamentale importanza, perché se non si conosce il passato non si può capire il presente e poter progettare il futuro. Come abbiamo visto, il Mezzogiorno d'Italia aveva tanti primati, tante ricchezze e aveva molte capacità. Claudio, tu cosa ne pensi? Riusciremmo mai noi a tornare agli splendori che avevamo una volta? E se non ci dovessimo riuscire, perché è colpa nostra o? Senti, intanto buonasera a tutte e a tutti. Intanto
importante che ci siano, fate bene a fare questa rubrica a ricordare, perché fino a quando c'è memoria ci saranno sempre i ricordi, quindi si potranno anche le generazioni future potranno, come dire, ricordare il bello che è stato fatto, perché di solito ci si ricorda sempre il brutto, invece ci sono tante cose belle, tanti monumenti, luoghi storici belli da ricordare, perché in ogni luogo storico ci sono sempre state persone che hanno fatto sì che quel luogo storico ancora adesso ne possiamo parlare. Quindi diamo ancora vita alla memoria, perché dalla memoria possiamo, come giustamente hai detto tu, dal passato bisogna costruire il presente e soprattutto il futuro. Grazie. Dottor Russo. Consentitemi di dirvi che quei treni che mi avete fatto vedere nel video io li ho presi subito dopo il diploma per andare a Bari all'università, 2 ore Taranto-Bari, treni di legno, e non dimenticherò mai quei lunghi viaggi, 4 ore, 2 ore per andare e 2 ore per tornare, poi mi fanno anche pensare all'università, la stiamo ancora aspettando come sede tarantina e non ce l'abbiamo. Condivido perfettamente l'analisi fatta poco fa dall'amico che diceva, ovviamente sottolineava l'importanza della storia. Però ecco, proprio sui treni vi devo dire che anche a Taranto esiste un'associazione treni storici che attraverso dei viaggi che organizza con questi treni davvero storici, magari Taranto Brindisi, Taranto Lecce, io credo faccia avvicinare tanti cittadini al ricordo di questi treni, quindi alla storia che ha visto adesso invece al contrario organizzare dei treni che ovviamente sprecciano sui binari in maniera completamente diversa di quello che avveniva 40-50 anni fa. Poi però purtroppo ancora gli errori umani, questo forse non dovremmo più verificarlo e rilevarlo, gli errori umani mi dovete far pensare con quella tragedia che non lontano da Bari vide 2 treni sullo stesso binario. Andrea Corallo. Mi riferisco proprio a quell'episodio. E anche nella nostra città di Taranto abbiamo ricordato quelle povere vittime che comunque, ecco, ignare di quello che avrebbero poi trovato, hanno trovato proprio sui treni. La speranza è che il progresso porti senz'altro, come stiamo verificando, la possibilità di avere dei treni in maniera comoda che possano portare i cittadini da una parte all'altra. Però ancora una volta mi viene da pensare alla nostra città. Provate a pensare Taranto-Napoli, non esistono treni. Poi provate a pensare Roma-Firenze, Firenze-Milano, Milano-Torino, Torino-Venezia. Queste sono le situazioni che ci differenziano purtroppo tra chi raddoppia i binari a 150-200 km orari e chi per andare a Potenza magari deve scendere dal pullman e poi prendere un altro treno. E speriamo di poter raggiungere anche nel settore treni quella modernità che il Sud merita. Grazie. Francesco Spagnuolo, tu invece cosa ne buonasera. Pensi? Io tengo a precisare una situazione, nel senso che noi siamo la presidente dell'ANTA di Sava e ci occupiamo di protezione ambientale e quant'altro. Su questo mi collego per quanto riguarda un discorso, nel senso che bisogna sempre parlarne in maniera positiva e inculcare nella gente, nel senso non parlare di cose negative, perché altrimenti riusciamo a dare delle semantiche un po' contorte e secondo me è sbagliato fare questo. Grazie. Invece Giorgio, tu che ne pensi? Sono portato a pensare in maniera un po' più globale. Certo, sicuramente la prima ferrovia è quella del Regno delle Due Sicilie. Però questo è un sintomo, nel senso che io sono fermamente convinto che quella che è la vocazione, è sempre stata quella delle nostre regioni a livello economico, è il settore primario. Ora, il frutto delle ricerche, della tecnologia, che poi non è altro che l'applicazione pratica delle ricerche scientifiche, derivano poi comunque sempre qualsiasi cosa dal settore primario. Ora, quel settore primario che all'indomani dell'unificazione d'Italia, questo è presente su tutti i libri di storia, venne mortificato con forti dazi dei nostri prodotti agrari verso le regioni appunto della nostra nazione.
da parte del governo sabaudo. Ora il ragionamento è questo: vogliamo ripercorrere gli antichi fasti? Bene, sicuramente i trasporti sono basilari, nasce però da un forte settore primario che è la nostra vocazione, quella delle nostre regioni del Mezzogiorno. Ora passiamo la parola a Maria Teresa che ci parlerà di una nuova rubrica di gastronomia, per essere precisi. A te, Maria. Buonasera a tutti, terrò delle nuove rubriche un pochettino per alleggerire, diciamo, il tema che viene trattato comunque all'interno della trasmissione. Una di queste è l'enogastronomia. Diciamo che io sono molto interessata di alimentazione, soprattutto sana alimentazione che viene collegata al fitness. Per le prime volte inizierò a portare delle ricette personali, che ho fatto io appunto, e ho fornito le foto dei miei piatti appunto fatti da me e appunto chiedo la foto 1 se è possibile. Questi sono dei pancake che io mi faccio per colazione. Scelgo questo tipo di colazione anche perché è molto facile da preparare, ma comunque può essere anche una valida alternativa per spuntini. Io sono intollerante al glutine, di conseguenza utilizzo una farina di grano saraceno, ma comunque sto scoprendo man mano con il tempo diversi tipi di farine. Per prepararla utilizzo l'albume, perché comunque è un alimento che viene utilizzato molto nel campo appunto del fitness, come stavo dicendo. Per realizzarli ci vuole veramente pochissimo, infatti io li faccio la mattina prima di andare a scuola e ci metto veramente 5-10 minuti. Utilizzo in un barattolo, infatti anche questa è una cosa che ho potuto fare io, homemade, possiamo dire così. In un barattolo metto 200 g di albume, 50 g di farina, shakero, e una volta pronto lo metto sulla padella antiaderente. Metto questa padella sul fuoco, la ricopro con dell'olio extravergine di oliva e una volta riscaldata metto l'impasto. In questo modo vengono i tre pancake che abbiamo visto appunto nella foto. Allora, questa è una mia ricetta, però io mangio proprio così sano. Infatti avevo anche fornito due altre foto, una di un pranzo, no, questa qui è la cena. A me mi prendono anche in giro perché dicono come mangi, perché io sono solita appunto dividere tra appunto carboidrati, proteine, grassi, quindi vado più al contenuto del pasto più che appunto al... però i piatti che realizzo sono anche belli da vedere, come appunto questo che stiamo vedendo, ed è del riso venere con dei gamberetti. Il riso venere ha delle proprietà veramente fantastiche, però ne parleremo appunto nella prossima puntata dedicata solamente al pranzo. Mentre l'altro era, se possiamo mandare la foto, era della pasta con della carne, anche se tutti dicono che sembra del tonno, e parleremo di questo magari anche in delle puntate successive. Vorrei chiedere se si può mandare appunto l'ultima foto, la foto 4, quella della ricetta del pancake, in questo modo tutti coloro che vorranno realizzarlo a casa potranno prenderla. Grazie Mary, bravissima. Io direi, prima di passare poi all'altra tua prossima rubrica, io direi che forse è il caso di sentire anche un attimo adesso Mark Paul, questo nuovo nostro ospite che ci sta venendo a trovare da un bel po' di tempo. Quindi salutiamo Sandro Esposito, che purtroppo è stato colpito da un grave lutto e verrà con noi settimana prossima, e Giorgio Panico, allora, cosa ci racconta Mark Paul questa settimana? Sì, saluto anche io Sandro con l'augurio che possa essere comunque presto tra di noi. Beh, cosa ci racconta? Non so se devo leggere io o magari, non so, vuole venire la gentile... Ah no, quindi devo leggere io praticamente. Se qualcuno mi vuol fornire un colore magari... Che colore? Blu. Prendiamo il blu. Oh, vediamo cosa dice il blu. Inclusione. Nella casa del povero non manca mai il tozzo di pane. Ma se andiamo avanti, di questo passo verrà a mancare anche quello. Quali potrebbero essere le considerazioni su questa busta che Mark Paul ci trasmette?
Le conclusioni sono quelle che molti pensano. Io credo invece che proprio perché progettare l'inclusione, costruirla, secondo me c'è spazio per tutti, ovviamente con il rispetto delle regole e del territorio che ospita eventualmente colui. Che colore? Allora, vediamo un po'. Sono tutte monotematiche, vabbè, forse è il caso. Record, turismo Caput. La nostra costa è zeppa di migranti, tra parentesi hotel, migranti più terroristi, uguale neri più bianchi. La Juve gioca a Taranto. Beh, questo veramente non la capisco. Vabbè, comunque. Chiederemo a Marco Pollo. Vabbè, evidentemente sono messaggi, diciamo, criptati. Allora, Mary, facciamo così. Vai a prendere un attimo queste due buste, così magari poi le conserviamo per ridarle a Sandro. E ti lascio poi la postazione per far iniziare l'altra rubrica, perché ci parlerai di? Di moda. Infatti questa è un'altra rubrica che appunto avevo intenzione di iniziare. Parlare questa sera di moda avevo pensato di portare appunto degli outfit. Infatti questa sera sono appunto venuta con uno di questi. Siamo entrati appunto nel periodo primaverile e quindi ho pensato di far vedere una possibile alternativa per una giornata estiva. Se possiamo fare un'inquadratura intera? Quando tornerai poi alla tua postazione avrai l'inquadratura intera, se ti fermi davanti alla tua postazione. Puoi tornare, vai. Dunque, infatti possiamo vedere che sono in versione sportiva, possiamo dire così, perché appunto questo è un outfit pensato per una mattinata. Ho deciso di mettere appunto delle Converse, che sono un paio di scarpe che tutti possiamo avere nell'armadio, che sono molto leggere, infatti io le uso durante tutto il periodo dell'anno, cambio le calze, però sono, diciamo, le mie scarpe preferite, soprattutto nel periodo estivo. Per quanto riguarda i pantaloni, anche questo è un capo che uso moltissimo, i leggings, perché comunque sono molto pratici e molto comodi. Per il sopra avevo pensato a una giacca di pelle, perché innanzitutto vanno tantissimo e sono un capo che è molto adattabile a tutti i tipi di outfit. Infatti, come possiamo vedere, questo sportivo e questa giacca posso utilizzarla anche per uscire la sera. Questo, diciamo, è quello che io avevo pensato per appunto un cambio per quanto riguarda una mattina o comunque un'uscita per fare una passeggiata o anche per andare a scuola o lavoro. Successivamente, dopo la pubblicità, vedremo, che perché mi cambierò, un secondo tipo di outfit, magari un pochettino più impegnativo, per uscire il pomeriggio o anche la sera. Grazie Maria. Siamo qui con Claudio Salinaro, che ha un suo evento culturale in quel di Pulzano, che è iniziato ormai da un paio di settimane. Come sta andando questo evento e come si chiama? Ricordiamolo ai telespettatori. Sì, si chiama Un mare di libri, è una rassegna culturale che, grazie il cielo, il punto sta andando molto bene, quindi il pubblico appunto è molto... sta rispondendo, e quindi questo fa veramente piacere, non solo per me e per chi mi aiuta appunto per l'organizzazione di questo evento, ma anche per gli autori dei libri che sono presenti. Intanto domenica
2 aprile, terzo appuntamento, in occasione della giornata mondiale sull'autismo. Presenteremo il libro di Noris Kali, che qui ho portato appunto una copia del libro, Mio figlio non è di un altro pianeta, che è una testimonianza di una madre coraggio in lotta per salvare il figlio dallo spettro dell'autismo. Quindi è un... perché per i genitori è veramente doloroso per avere, quando c'è appunto un figlio autistico, perché si è, come dire, ci si sente, come dire, esclusi dalla vita del proprio figlio. E quindi questo ha provato appunto la mamma di Gabriele, che nel momento in cui il suo figlio da 2 anni ha cominciato a isolarsi dall'ambiente che lo circondava, compresa la sua famiglia. E di qui, in questo libro, sarà, come dire, l'inizio di questo appuntamento. Poi ovviamente avremo anche una psicologa, la dottoressa Federica Balletta, che appunto ci darà appunto l'approccio, quindi ai vari criteri di valutazione e ai vari strumenti per i vari tipi di interventi riabilitativi e anche psicoeducativi, quindi che ci spiegherà domenica 2 aprile, che appunto ringrazio, anzi questa sera doveva essere qui con noi ma non è potuta esserci perché domani avrà la proclamazione, perché diventerà proprio psicologa a tutti gli effetti, e quindi gli faccio i miei migliori in bocca al lupo. E poi, sempre inerente a questo, perché una terapia riabilitativa molto importante verso non solo la disabilità sull'autismo ma anche per altri tipi di disabilità, è la PET terapia. E qui abbiamo la PET terapia, abbiamo 2 ospiti, un umano e uno non umano, che appunto che si è presentato prima, appunto Francesco Spagnolo, il presidente dell'Associazione Nazionale Tutela Animali di Sava, e poi una PET terapista, Lola. Passiamo, conosciamoli meglio mentre ti presenti, Francesco. Intanto la regia prepara le foto che ci hai portato. Sì, certo. Parlaci di te. Sì. Allora, buonasera a tutti e grazie dell'invito, perché ogni occasione è buona per, dico io, per predicare la parola, nel senso che portiamo avanti, della protezione animali. Noi siamo dell'Associazione Nazionale Tutela Animali e Ambiente, perché comunque coniugare la protezione animali e l'ambiente non ci sono dubbi. Noi ci occupiamo di protezione animali sul territorio, di qualsiasi tipo di, nel senso di animale, e ci occupiamo tantissimo di pet therapy in svariate strutture. Noi operiamo nelle scuole, in centri riabilitativi mentali, in asili nido. Qui a Sava è un centro di riabilitazione mentale con Lola, dove ce l'abbiamo qua dal vivo, che sta sbadigliando perché d'altronde lavora da stamattina, ma comunque va bene così. Anche lei è diventata ultimamente anche una star. E noi operiamo in strutture di ogni tipo, da minori e adulti, e asili nido, in centri di accoglienza per minori con condanne penali, e collegandomi al discorso dell'autismo, operando nelle strutture di riabilitazione mentale, psicomotoria. Noi operiamo con Lola, ma noi veniamo, nel senso, indirizzati dall'equipe multidisciplinare che c'è dietro ogni utente, perché dietro ogni l'equipe ci dice e ci indica cosa bisogna tirar fuori dall'utente in sé, perché noi, nel senso, operando possiamo migliorare a volte e mantenere comunque lo stile di vita dell'utente, perché qua vediamo, sì, è un gesto affettuoso tra i due, sempre a Sava, nel senso, noi ci occupiamo di pet therapy perché il cane è un ponte di collegamento tra noi e l'utente. Qua sono io, dopo una giornata di lavoro, che mi sta salutando come per dire abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poi ci sono altre foto, ancora qui al centro di abitazione. Guardi, il problema è questo, che l'equipe multidisciplinare ci dice cosa dobbiamo tirar fuori. Il cane è un catalizzatore dell'attenzione, e in questo caso, come per quanto riguarda l'autismo, dove abbiamo pazienti che vivono una loro realtà e non la nostra, spesso accade che il cane catalizza l'attenzione e ci si infila, ci infiliamo noi, o ci si infila lo psicologo o l'educatore o altre figure professionali, perché il problema dell'autismo
è quello che loro sono, hanno atteggiamenti stereotipati, hanno nel senso un'assenza della realtà e della percezione, e quindi il cane è quello che riesce a tirar fuori nel senso un pochettino l'attenzione per poi fargli ottenere ciò che serve. Sostanzialmente Lola è un membro di un'equipe medica. Certo. Lola è Lola, tengo a precisare, non tutti i cani possono far questo, ma non perché ci sono cani speciali o meno, ma è una questione di attitudine. Come per le persone, anche gli animali, a ogni animale è un elemento a sé. Quindi voglio dire, loro subiscono delle preparazioni per poter fare la pet therapy. Grazie, io ti ringrazio per il tuo intervento, ringrazio Lola, grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Appunto, ringrazio a te Filomeno, appunto la trasmissione che appunto sta ospitando la mia iniziativa. Io appunto ricordo a chi vorrà venire, quindi il 2 aprile dalle ore 18 presso la libreria Mandacaru a Pulsano in via Roma 45, quindi così tutti siete benissimo, l'ingresso è gratuito, quindi questo mi piace anche precisare, e quindi poi continuerà anche dopo Pasqua altri appuntamenti. E saluto con una persona che è anche un affezionato anche di questa trasmissione, saluto appunto Angelo Balletta che sempre mi segue tutto quello che faccio. Grazie. Bene, mandiamo la pubblicità, fra qualche minuto siamo di nuovo qua.